benvenuti ad un nuovo episodio di Muovere le Idee. Quest'oggi parleremo di cambiamenti climatici. La politica internazionale non è mai tranquilla. Questioni come l'ISIS, la crisi ucraina o il nucleare iraniano fanno perdere il sonno a molti leader politici. Ma c'è un gravissimo problema che può mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana, ed è per lo più ignorato. Stiamo parlando del surriscaldamento globale, un fenomeno la cui fondatezza è tutt'oggi dibattuta in alcune aree del globo. Nonostante le prove scientifiche, vediamo di cosa si tratta, cosa rischiamo e come fare a risolverlo. L'alterazione del clima terrestre dipende da un fenomeno che sta avvenendo nella nostra atmosfera. Se fine qualche decennio fa i raggi solari attraversavano questo strato di gas che ricopre il pianeta per poi disperdersi nello spazio, ora l'atmosfera è diventata più densa e questo blocca il calore del sole sulla Terra, alzando la temperatura. Per questo si parla di effetto serra. Ma a cosa è dovuto tutto ciò? I responsabili sono alcuni gas, come l'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto, la cui concentrazione nell'atmosfera è cresciuta molto a partire dalla rivoluzione industriale in poi, a causa delle emissioni delle attività umane e a causa della deforestazione. Uno studio europeo mostra che la presenza del CO2 nell'atmosfera è sempre variata negli ultimi 800.000 anni, ma rimanendo sempre sotto la soglia del 300 parti per milione. A partire dalla rivoluzione industriale, però, ha cominciato la sua crescita impetuosa, fino a raggiungere le 400 parti per milione di oggi. La conseguenza di questo aumento l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle negli ultimi anni, con inverni sempre più miti ed estati sempre più torride. Infatti, il periodo che va dal 1983 al 2012 è stato il più caldo degli ultimi 800 anni nell'emisfero boreale e la temperatura globale è cresciuta di 0,8 gradi nell'ultimo secolo. Anche se questa cifra può sembrare trascurabile, non è così. Gli scienziati ritengono che un aumento superiore ai 2 gradi possa avere effetti rovinosi sul delicato ecosistema terrestre. Nonostante quello che si può pensare su due piedi, il surriscaldamento globale non comporta soltanto l'uso di creme solari con protezione più alta. Ecco allora una rassegna di tutte le conseguenze, in gran parte già visibili, dell'effetto serra. Lo scioglimento dei ghiacciai è un processo in corso da tempo, che ha già provocato l'innalzamento del livello dei mari di 19 cm negli ultimi 100 anni. Per la fine di questo secolo l'aumento è previsto tra 26 e 82 cm. Ciò costringerà decine di milioni di persone che vivono sulle isole o sulle coste a migrare nell'entroterra. I cambiamenti climatici nei diversi ecosistemi porteranno all'estinzione di molte specie animali e vegetali che essi ospitano. Si stima che un aumento del termometro globale tra l'1,5 e i 3,5 gradi possa causare una perdita della biodiversità tra il 20 e il 70%. L'effetto più devastante è sul ciclo dell'acqua. Ogni grado di aumento della temperatura terrestre rafforza del 7% la capacità dell'atmosfera di trattenere l'umidità. Questo comporta precipitazioni di minor durata e meno frequenti, ma molto più intense. Un assaggio di questo fenomeno l'abbiamo visto proprio nel nostro paese negli scorsi anni, con umifragi sempre più frequenti e distruttivi. La concentrazione delle piogge provocherà anche lunghi periodi di siccità, specie nelle aree tropicali, che saranno soggette a processi di desertificazione sempre più intensi, tali da mettere in crisi la sussistenza alimentare di molti popoli. Altri eventi meteorologici che si verificheranno sempre più spesso e in modi sempre più estremi sono gli uragani. Dagli anni 70 il numero di quelli di categoria superiore è addirittura raddoppiato. Per ridurre le emissioni di gas serra, ciascuno di noi può fare molto nella vita di tutti i giorni. Per esempio, è fondamentale ricordare sempre la regola delle 3 R. R come ridurre gli sprechi, R come riusare gli oggetti finché è possibile, R come riciclare praticando la raccolta differenziata. Inoltre, è possibile fare molto per rendere meno inquinante la propria abitazione, installando pannelli solari termici per l'acqua calda e fotovoltaici per la produzione di elettricità, oppure realizzando l'isolamento a cappotto. L'investimento economico di queste opere, infatti, viene presto ripagato dal risparmio sulle bollette. Tutto questo è molto importante, ma l'impegno individuale da solo non basta. Per fermare i cambiamenti climatici è necessaria un'azione collettiva, un'azione politica.
Alcuni tentativi di percorrere questa strada sono già stati fatti. Nel 92, a Rio de Janeiro, in Brasile, si è tenuto il primo summit della Terra, dove i leader di quasi tutti i paesi del mondo si sono impegnati a ridurre le proprie emissioni di gas serra. L'accordo, però, è stato reso vincolante solo nel 1997, con il protocollo di Kyoto, che prevedeva quote di riduzione diverse per i paesi sviluppati e per quelli in via di sviluppo. Il trattato è stato fortemente voluto dall'Unione Europea, che è riuscita a coinvolgere molte nazioni, ma non Stati Uniti e Cina, ovvero i due principali inquinatori del pianeta. L'accordo è entrato in vigore nel 2005 ed è stato recentemente prorogato fino al 2020, anche se ulteriori paesi si sono ritirati. Oggi le speranze di nuove intese sono riposte nella conferenza globale sul clima che si terrà nel dicembre 2015 a Parigi. Nel frattempo, le Nazioni Unite hanno creato un gruppo di lavoro formato da scienziati provenienti da tutto il mondo, che periodicamente pubblica uno studio sui cambiamenti climatici. Nell'ultimo rapporto si afferma che, affinché la temperatura rimanga sotto i 2 gradi, è necessario dimezzare le emissioni entro il 2050 e addirittura azzerarle entro la fine del secolo. Insomma, la sfida che ci aspetta è molto impegnativa. Oltre al surriscaldamento globale, un'altra ragione ci spinge a ridurre le emissioni inquinanti: l'esaurimento delle risorse. Già oggi, il tasso a cui consumiamo le risorse supera della metà la capacità rigenerativa del pianeta e in futuro, con la crescita esponenziale della popolazione, sarà molto peggio. Le conoscenze e le tecnologie per cambiare le cose ci sono già, si tratta solo di volerle applicare. La protezione dell'ambiente non è solo il capriccio di qualche amante della natura. Noi potremmo devastare il pianeta e lui, dovesse anche metterci milioni di anni, tornerà come prima o meglio di prima. No, la natura non c'entra. Qui c'è in gioco la stessa sopravvivenza della specie umana, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Per questo è necessario agire ora. Ci vediamo alla prossima. Muovete le idee! La cui concentrazione nell'atmosfera... Ah! Più caldo degli ultimi 800 anni nell'emisfero boreale. Con nubifragi sempre più frequenti e distruttivi. Mi sono appena riscaldato adesso. E in futuro, con la crescita. Sono stato bravo stavolta.